formazione algerica, la formazione polacca. Allora, Tito, Benisz, Wasilewski, Perkis, Piszczek, Dudka, Polański, Obraniak, Murawski, Błaszczykowski e Lewandowski. Più o meno la squadra quindi, l'altra volta, solo che il portiere, siccome è stato espulso, non può giocare. Gioca Tito, che peraltro ha parato il rigore. Quindi, no? Benché sia francese, il cognome corretto sia Perki, voi lo chiamate Perkis? Sì. Permettetevi di allora di modificare le pronunce. Non so, come se noi sbagliassimo le pronunce dei cognomi dei calciatori. Non so se ci fosse Dudka l'altra volta, ho dei dubbi. Non è entrato. Però insomma non è che. Ah no, certo, c'era Rivus l'altra volta. C'era Rivus? Sì. Quindi hanno cambiato praticamente due giocatori. Vabbè, poi qui la Gazzetta mette Piszczek sulla sinistra e Benisz. Si sa che Piszczek sulla sinistra sarebbe stato in vita la sua. La formazione rossa c'è la legge Yash. Ma poverino, perché? Malafiev, Aniukov, Ignashevich, Zirkov, Beretuski, Shirokov, Denisov. Beruski. Sono tutti bresciani qui. Non è azzeccato mezzo, vai avanti. Zagoyev, Arshavin e Kerzakov. Arshavin era giusto. Sì, per il resto sai che non ne hai azzeccato ma uno, E la parte è polacco, perché dovrebbe azzeccare? Ma Zagoyev è il capocannoniere di questi europei o mi sbaglio? Doppietta. Il potere morale della Russia. Calcio di punizione a Arshavin, che si occupa di mettere la palla in mezzo all'area. In questo momento sono in fuorigioco due o tre russi. 37esimo, 0-0, Arshavin sul pallone. Il pubblico lo si sente tanto, è un po' freddino, eh? Arshavin si probatte entro la finale, idea chiara, poi finalmente decide, vede un uomo che si inserisce la mattina. Russia in vantaggio. Vediamo proprio Kerchakov, no, 17. Zagoyev ancora. Credo che appunto sia Zagoyev, ha fatto due gol. Ma questo è forte. Beh, sta un po' esagerando questo. Adesso sono cavoli amari per la Polonia. Sì. Decisamente. Tra l'altro è il più piccoletto della. Il che la dice lunga sulla difesa polacca. Rivediamo. Tanto centrale. Completamente libero. Nessuno che la deve guarda. Partito. Se non l'avesse preso lui, avrebbe preso quello dietro. Bravo, bello però, ragazzi. Tac. Bravo. Di nuca quasi. Di giustezza. Di giustezza e anche di nuca. Di spalla. Di spalla. Di spalla. Di spalla. Di culo, non di giustezza. Non si può annullare? No, di spalla si può. Mi spiace, ma. A questo punto il quesito è: arriverà ultima la Polonia o la Grecia? Scontro tra titani. Sicuramente la Grecia. La Grecia. Non lo so, Aspetta, perché doppiava già tutto. Sì, c'era doppiare dopo, però lui registrava. Diceva... che gol! Cuba! Un signor gol! Wasikowski pareggia! Che gol! Dai che ci crediamo! Un sinistro dell'area. Ha servito, ha fatto una specie di dribbling a rientrare. E col sinistro, se non sbaglio, che non è sul suo piede, l'ha messa sotto la traversa. È mio quel piede. Urla. Qualcuno sarà. Urlando, vammela pigliata. Cioè, si è perso un piede di. Blaszczykowski. È tuo questo piede? No, non è mio. Vediamo. Come si dice vammela piglia in polacco, Jasz? Beh, è una tipica espressione polacca. Sì, certo. Swapai. Ecco, guarda, è servito. Vediamo se c'è Swapai. Bello. Pam! Bello. Mamma mia, che goals. Grandissimo gol. Il gol più bello dell'Europa. Possiamo vederlo con una telecamera nel pallone, anche se possibile. L'ha messa Nando Cicero stamattina. Ma l'ha anche fatto apposta, cosa voleva fare? Parrebbe di sì, ha guardato rossare per Lewandowski, se lo prendeva, gli disfava le meningi. Bellissimo gol di Kuba, Blaszczykowski, già giocatore del Borussia Dortmund, anche lui predicato di cambiare squadra.